Eccoci qua, un saluto a tutti gli amici di YouTube. Vediamo un po', eccomi qua, ora niente, ok, sono dal vivo ora, benissimo. Allora, buongiorno a tutti dagli amici di YouTube, siamo qui appunto collegati in streaming direttamente su interfaccia OBS. E stiamo appunto provando un gioco direttamente insieme. Vediamo un po', non mi vedo ancora nel canale. Vediamo un attimino se sta trasmettendo. Qua mi dà dal vivo. Ecco, ho premuto. Ecco, eccomi qua, benissimo. Adesso mi vedo anche su YouTube. Benissimo, allora ragazzi, sto provando un gioco molto carino, divertente. Ho giocato in questi giorni su Facebook, in diretta, sul gioco appunto online da Steam. Mi sono fatto una partitina con gameplay di Gas Guzzlers, quindi compatibile per Steam, quindi interfaccia PC. E ho già iniziato delle partite che di volta in volta sto portando avanti, che ogni tanto farò direttine veloci dove andrò a fare una o due gare. Adesso sono l'una meno 20, per cui tra un po' devo andare a pranzo, quindi questo live lo sto facendo giusto per una partitina rapida rapida che poi resterà comunque registrata nel mio canale di YouTube, che si chiama appunto Corallo73, dove potete dare un bel like e quindi di conseguenza seguire sempre i miei gameplay. Allora ragazzi, faccio una partitina. Ho impostato l'audio che poco fa era leggermente più alto, per cui adesso sto provando nuovamente a riprovare a giocare. Allora, ragazzi, niente, vado nelle corse, proviamo, vado avanti perché comunque devo fare soldi per poter potenziare i mezzi, per poter potenziare anche il mio garage dove posso acquistare nuove macchine. Nelle gare diciamo di gioco mi fa provare vari tipi di piste, dove c'è una tipologia di sfida diversa. C'è la corsa classica, c'è il combattimento, che il combattimento quindi vuol dire che in ogni caso io posso danneggiare gli avversari, quindi infliggere tramite dei cannoni dei danni alla vettura e quindi bloccandola e automaticamente sorpassandola. Ovviamente è sempre una gara. Sfida KO invece è una sfida proprio all'ultimo giro, dove praticamente avviene di tutto e lì si va sul pesante. Allora, mettiamo sfida combattimento, così vediamo un attimino di uccidere un po' di avversari. Sono le mie prime dirette che sto facendo su YouTube, per cui diciamo che per me questa è una fase di rodaggio, cosa che invece mi collegavo sempre, i miei gameplay classici li faccio sempre sul canale di Facebook. Vediamo se è rimasta impostata. Sì, mi ha lasciato la macchina distrutta. Speriamo di trovare qualcosa per fortunatamente, appena detto, durante il gioco si trovano dei vari bonus che lui mette accerchiati, vedete, da questi simbolini di colore verde o rosso, che servono appunto per dare delle varie attività durante il gioco, come la riparazione del mezzo, dare nuovi proiettili anche per i cannoni, perché poi li finisco. Vediamo se ricordo. Ah, ecco, con l'S posso distruggerli. Mannaggia, ragazzi. Qui sono un sacco di scorciatoie. Sono
sparo io, ma mi sparano anche loro. Sto provando a... Oh, iaiaia. Vediamo di tagliare un po' la strada. Mannaggia. Ragazzi, sono terzo, per quanto sto correndo come un ubriaco, ma... Fatto andare fuori strada, ma è dura a morire. Eccolo lì. Qua l'ho ripreso. Dai, 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 dai. Ragazzi. Sono primo all'ultimo giro, per cui se riesco a conservare il titolo guadagno un po' di soldini che non fanno male. E... ok, ce l'abbiamo fatta, dai, primo. Il finale è stato a mani basse perché comunque li ho un po' distanziati, per cui sono riuscito a... Continuiamo. Ok, ho sbloccato degli elementi, ho sbloccato un circuito, un potenziamento del motore, dei cerchioni e degli adesivi. E sono nella classifica attuale terzo, addirittura a solo un punto dai primi due. Vincendo la gara ho acquistato 3 punti, quindi sono salito. Vediamo un po'. Allora, andiamo su concessioni, cosa mi dà. Quindi posso scegliere altre vetture, ho questa. Ho questa, al momento ottengo la mia perché non mi piacciono né una né l'altra. Officina, vediamo l'officina che mi fa fare. Prima riparare la tua belva, ha ragione, riparazioni. Allora, ripariamo al 100% perché era veramente messa male. Armi, abbiamo questa. Ah, ecco, quindi me ne stanno delle nuove. E io compro questa SP60 Double Trouble. Quindi andiamo come denaro a 7147, quindi non è che ancora ho acquistato molto. Sui pezzi, i pneumatici... Come siamo messi? Munizioni. Comprate anche queste. Blindaggio ok. Freni, come siamo messi? Comprati. Motore. No, sui pezzi sono a posto. Sulle armi ho preso quelle che servivano. Riparazioni. Officina. Forse ho la possibilità di acquistare dei cerchioni nuovi. Eccoli qua. Beh, onestamente però spendere adesso per i cerchioni che ho ancora pochi soldi forse non mi conviene. Quindi torno indietro e niente, gioco. Corsa classifica, combattimento, sfida KO, dai, facciamone una classica. Anche perché poi per avere nuove mappe, nuovi scenari, devi sempre comunque acquistare soldi tramite le posizioni in cui ti vai a classificare. Qua non devo utilizzare nella corsa classica armi. 3, 2, 1, go!
Ormai non va, ragazzi. Ah sì, ok, scusate, ho avuto un attimo di incasinamento con i tasti. Allora, faccio questa prima di pranzo, poi vediamo un po' se anche qua. Beh, bello sto scenario, eh. Gli avversari sono abbastanza distanti. Eccoli qua. Col nitro, il turbo, riesco a prenderli. Vediamo un po'. Mannaggia. Addirittura le strisce. Ho preso il nitro. Vedete, anche il nitro dovete trovarlo praticamente, altrimenti è un casino. Sono un po' indietro. Qualche macchina però l'ho presa. Una era fuori strada, l'altra l'ho appena raggiunta. Andiamo. Dai, che ce la facciamo. Sono tutte insieme, cioè beccarle vuol dire passare primi, perché sono tutte quante raccolte insieme. Se riesco a trovare ora un po' di nitro, sulla chiave inglese mi ha permesso di ripararmi la macchina, che non è male. Sono primo, no, sono secondo. Aiaiaia, l'ho presa male. È messo qua. Qua mi sa che siamo io e lui, eh. Nitro ne ho poco. O taglia lui, taglio io, non è che ci impiego molto. Non ci impiego molto. Chi è? Lì c'è stato. Mannaggia! Mi stanno prendendo le spalle. Ma adesso li frego, perché se mi dà un po' di nitro. Ho perso tempo qua. Qua ho perso tempo, sono terzo. E c'è poco da suonare. Best lap. Final lap. Sono all'ultimo giro. Vedo i primi. Vediamo un po' se riesco a prenderlo. Questa è un'occasione, ragazzi, che posso solo ora giocarmi le carte. Bella roba. Un po' di nitro mi è servito, perché come vedete nel rettilineo ho dato una bella accelerata. Ora devo essere bravo a resistere, perché sicuramente ce li ho alle calcagne. Mannaggia, ragazzi, dai, giochiamoci un po' di nitro. Dai. No, ma dai, quarto no. Peccato. Non ce la faccio più. Porca miseria. Pure abbagliato dal sole. In più ho preso anche. No, dai, ragazzi. Sfortune su sfortune, dai. Quarto, sì, mi dà dei premi, ma non era la sa cosa di finire primo. Praticamente $576.
Niente. Comunque ho sbloccato ancora dei cerchioni e degli adesivi. E sono terzo. Vedete, questa sconfitta mi ha segnato perché ero a un passo dai primi e sono ritornato terzo a 10 punti. Ragazzi, riproverò a giocare più tardi, eventualmente chi mi vuole seguire mi trova direttamente su YouTube. Nel frattempo vi auguro a tutti un buon pranzo. Ci vediamo dopo. Ciao ciao ragazzi, a dopo. Ciao.